Buongiorno a tutte, oggi siamo qui per fare una review dei prodotti Elf che entrambi abbiamo acquistato nel corso dei mesi. Allora, parto io dai pennelli. Io ho acquistato anche il portapennelli, è sporco perché ho usato, in cui all'interno sono contenuti tutti i miei pennelli della Elf e è comodo e molto pratico da portare in giro, i pennelli sono protetti. Allora, come poi pennelli, se li vedi tutti, li trovi. Esatto, li trovi facilmente, stanno ordinati. Ho un solo pennello della linea minerale che è il Complexion Brush, che è praticamente identico al Complexion Brush della Studio, anzi è leggermente più piccolino. Entrambi io li uso per stendere la cipria oppure per stendere anche il blush, possono andare bene per sfumare le polveri. Poi da viso ho il powder brush, quello piatto, che ho usato per stendere il fard in mousse o per il fard, comunque questo ha le setole molto dense, quindi si ha un'alta coprenza. Poi ho il blush brush, che è quello di cui sono rimasta più scontenta perché è veramente minuscolo. È piccolissimo e non lo trovo troppo buono per stendere il blush. Poi ho il foam brush, questo mi piace, lo uso per togliere i residui dopo che mi sono truccata gli occhi e non l'avevo, lo sottovalutavo, ma in realtà lo trovo molto utile perché sennò facevo sempre dei disastri. Infine per il viso ho lo stipple brush, che è questo, adesso è sporco. E questo lo uso per i blush perché a me non piacciono troppo vistosi, questo avendo le setole rade è di due varie lunghezze è perfetto per rilasciare poco prodotto per volta. Ho anche il Angled Foundation Brush, che io uso, serve per il fondotinta, ma io uso per delineare il contouring, le poche volte che provo a farlo, poi lo sfumo con un altro pennello, che potrebbe andare bene anche questo per sfumare. Il blush brush. Ho il concealer brush, quello per correttore, questo lo uso molto per stendere l'ombretto. Più specifici per gli occhi ho l'Angled Contour Brush, questo molto grosso, che lo uso per dare l'ombretto illuminante sotto l'arcata sopraccigliare o per stendere un po' di illuminante. Poi ho le Shadow Sea Brush, questo, anche questo grosso, che si usa appunto per stendere l'ombretto. E gli ultimi due, lo Small Smudge Brush, che mi piace molto e lo uso per esempio sotto la rima per sfumare, per applicare l'eyeliner o anche sopra per sfumare leggermente. E questo angolato da eyeliner, che è lo Small Angled Brush, che appunto lo uso per l'eyeliner e mi ci trovo molto bene. Tutti i pennelli della linea studio e anche quello della linea minerale per me sono fantastici, non perdono forma neanche quando vengono trattati maluccio. Ok, allora anch'io ho alcuni pennelli, abbiamo uguali, come per gli occhi ho anch'io il C-Brush, lo Small Precision Brush e l'angolato, quello da eyeliner. E anche io con questi sinceramente mi trovo benissimo, perfetti, super consigliati. E poi ho questo, il Contour Brush, che è quello in teoria della linea studio da sfumatura, e anche con questo mi trovo molto bene. Sì, mi piace. Assomiglia un po' alla Ibuki della linea della trucco minerale. Sì. Sempre da viso ho della linea minerale invece. Ho il Blending Eye Brush, che è un po' diverso, anche questo serve per sfumare, è un po' diverso da quello della linea studio. È un pochino più paffuto. È il blending? Sì, questo qui è il blending. Tutti e due per sfumare, solo che questo è un pochino più tipo l'eyebook. Questo è più penna. Sì, questo qui è un pochino più penna, con le setole un pochino più strette e più corte. Questo invece è un pochino più aperto. Più morbido. Sì.
per fare sfumature più ampie. Per farde io ho anche blush brush della linea studio e anche della linea minerale. Questi sono molto diversi secondo me, infatti cioè, si può vedere. Questo è così che si domani. Questo è molto più cicciottello. Ah, la forma completamente diversa. In teoria tutti e due sono angolati, comunque sì, consiglio di prendere questi. Io questi pennelli della linea minerale li ho presi durante una promozione dove erano al 50%, quindi costavano meno che i pennelli della linea. Sì. Costavano meno della linea studio, quindi ne ho approfittato e ne ho presi un po'. Ah, e ho anche questo, il concealer brush da correttore. Anche io in realtà il correttore lo stendo con le dita, però l'ho comprato, cioè in origine per stendere l'ombretto. Poi dopo comunque c'è, dicevamo che i pennelli cioè non sono mai troppi. Io questo qui lo utilizzo anche perché quest'estate ho creato un oleolito al limone per rinforzare le unghie e io lo applico sulle unghie con questo pennello perché è perfetto. Allora passiamo alla parte viso, per quel che mi riguarda come fondotinta ho il Flawless Finish Foundation. Qui. Sì, dopo metteremo le foto con il tutti colore. Gli swatch. Mi ci trovo bene, ce lo indosso anche adesso, è un pelino più scuro secondo me, però comunque si sfuma bene, si fonde bene con il mio incarnato. Sono molto soddisfatta di averlo preso. Poi ho il Tinted Moisture, è della linea base, quindi è 1,70€ e l'ho preso proprio da tenermi dietro in borsetta in caso di necessità. E come correttori ho la palette Corrective Concealer con dentro questo pennellino che è come quelli della linea studio, molto carino e utile. I correttori purtroppo devo sconsigliarli, ero super gasata per questo prodotto, però in realtà scrivono veramente ma veramente poco. Questo è il verde, faccio anche più passate, guardate, assolutamente la scrivenza è pessima e non può contrastare i rossori un verde così chiaro. Idem il rosa, ancora peggio, non si vede. E qui metto i due beige che anche questi purtroppo nemmeno loro scrivono, quindi questa la sconsiglio. Poi ho meglio quella dell'Essence. Sì, esatto, quella dell'Essence scrive molto 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 di più e costa un euro in meno. Sì, esatto. Poi ho gli All Over Cover Stick in due colorazioni, Spice e Honey. Honey è la più chiara e Spice è quella leggermente più scurina. Questi sono abbastanza pastosi, rischiano di andare nelle pieghette. Non sono male, anche perché hanno un colore abbastanza sull'aranciato, quindi possono andare bene per le occhiaie. Per la base ho ancora tre tipi di ciprie. La Complexion Perfection, che è già abbastanza famosa, e che è quella colorata, che si può prelevare il colore appunto con il Complexion Brush, che entra perfettamente in ogni rettangolino se si vuole andare a contrastare in particolare per esempio le occhiaie, i rossori, oppure tutti insieme alla fine risulta una cipria impalpabile e sul viso assolutamente le fate trasparente, non vi colora. Poi ho la Pressed Powder che risulta così col suo specchiettino piccolo e la spugnetta, e questo ho sentito che può essere utilizzata anche bagnata. Io anche questa l'ho presa da tenere in borsetta per i ritocchi. Per me è un po' troppo polverosa, non lo userei mai come cipria unica. Poi ho la Mineral Booster Sheer, questa è la confezione piccola, dopo Elena vi farà vedere quella grossa. E mi ci trovo benissimo, mi piace molto, il colore è rosato, però sì, non colora, comunque l'effetto è opacizzante, sì. Dura e non appesantisce, a me piace molto. I prodotti minerali per la pelle a me in generale. Io per il viso ho il golden bronzer, che è quello dei tre più shimmer. Allora sinceramente questo non lo consiglio perché per me è veramente troppo shimmer,
A me non piacciono troppo le cose luminose sul viso, soprattutto perché è una pelle un po' mista o comunque tendente al lucido come la mia. Già mettermi una polvere eccessivamente illuminante, non so, mi sembra di accentuare l'effetto comunque lucido di quando si è fuori casa da 2 o 3 ore, se no a fuoriuscire l'eruzione della pelle. Quindi sì, questa carina, però per me è troppo shimmer. Piuttosto, se volete un bronzer, provate quello warm, mi sembra.